Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte, come state? Bentornati sul mio canale e benvenuti in questo mio nuovo video. Mi devo scusare per l'aspetto perché oggi sono completamente struccata e ho il viso in versione casalinga, ma voi non fateci caso. Appunto, all'interno di questo video vi voglio mostrare dei piccoli regalini, dei piccoli souvenir che mi hanno portato mio papà e sua moglie dal Portogallo. Precisamente loro sono stati in Algarve, che è una regione appunto nel meridione del Portogallo. Spero di essermi fatta capire, spero di aver detto anche giusto. Il primo prodotto che mi hanno portato è un prodotto che io e Simone ci siamo già mangiati ed erano questi biscotti qui. Ve li faccio vedere adesso così evito di farveli vedere nei prodotti finiti. Questi vengono appunto dall'aeroporto di Lisbona e sono nient'altro che dei cookies al burro, quindi biscotti al burro con pepite di cioccolato esterne e con il ripieno di crema. Al cioc no, al cioccolato, sì, cioccolato e nocciola all'interno. Eccoli qui, proprio l'immagine è molto molto fedele a quello che erano i biscotti. Qui dentro c'erano 8 biscotti e io e Simone ce li siamo finiti in una sera, 4 a testa, via. Ottimi, ottimi, buoni. Eccoli qua, Lisboa si chiamano, ma sono poi nient'altro che dei choco cookies, come c'è anche scritto qui. Bene, andiamo avanti. Poi mi hanno portato questa calamita qui, che è completamente fatta a mano in ceramica, dipinta a mano, realizzata e dipinta a mano in ceramica, che inizialmente io pensavo fosse una civetta, mentre in realtà è un gatto. Questo forse avrei dovuto capirlo dalla spirale che sta a indicare la coda del gatto. Ecco qui il magnete, qui dietro, e questa qui la appiccicherò, cioè la metterò nella mia lavagnetta, quella lì che tengo come promemoria per la lista della spesa, insomma, per le cose da fare. Eccola qua. Molto molto carina. Poi, siccome in Algarve, a quanto ho capito, oltre alla lavorazione della ceramica c'è anche la lavorazione del sughero, mi hanno portato una penna. Adesso ve la faccio vedere. Allora, prima vi faccio vedere magari la confezione. Eccola qui. Made in Portugal. C'è anche il mio nome scritto in... Oddio, in realtà pensavo fosse scritto in francese, però potrebbe anche essere in portoghese. Il mio nome in portoghese si dice così? Qualche portoghese a rapporto, qualche brasiliano che mi possa dare questa informazione? Eccola qui. Quindi questa è proprio una penna, adesso ve la vado a far vedere. L'inchiostro è blu, il corpo della penna è in sughero, poi ovviamente c'è scritto il mio nome e si gira così, si apre così, ecco. Benissimo, questa la metto in borsa perché tengo una o due penne nella borsa, appunto, questa qua, molto molto carina, leggerissima, tra l'altro, essendo di sughero peserà meno di 1 grammo. E poi mi hanno portato, sempre con il sughero come materiale appunto principale, questo anello qui, siccome anche loro sanno, come tutti quelli che mi conoscono, la mia passione per gli anelli di qualsiasi materiale, di qualsiasi metallo, di qualsiasi lega, ecco. Questo qui è praticamente un anello realizzato con appunto il corpo in sughero. Vedete? Si può stringere e allargare. Questa è la misura per il mio medio destro. Ed eccolo qui. Rimane così. Molto carino, diciamo molto molto particolare. E la pietra che abbiamo qui al centro è un turchese, che tra l'altro è la pietra del Sagittario. O meglio, qualcuno mi aveva detto che era la pietra del Sagittario. Credo che sia così. Eccolo qui, quindi anche questo anellino arriva direttamente dal Portogallo, quindi da Algarve, molto molto carino, tutto bello quello che mi hanno portato e poi veniamo al pezzo forte, diciamo che mi hanno portato qualche cosmetico sapendo appunto che io sono appassionata di prodotti da bagno per i capelli, creme mani eccetera eccetera, mi hanno portato delle cosine tipicamente portoghesi che qui in Italia non si trovano. Quindi mi ha portato questo deodorante roll-on, ce la posso anche fare, che si chiama Schino, Sensitive Dry, 0% di alcol e 48 ore di protezione, ma vabbè, 48 ore a noi non ci interessa. Ed è un deodorante roll-on antitraspirante, 50 ml, vedremo poi come mi troverò. Ho intenzione di utilizzarlo e appunto vi farò sapere. Quindi questo è proprio portoghese, Schino. Eccolo qua. Quindi proverò anche dei cosmetici portoghesi, ovviamente mi è arrivato un messaggio. Poi un altro prodotto che mi hanno portato è questa cremina qui per le mani. Eccola qui, quindi chissà se riesco a farvela vedere. Si chiama Bonté Je T'aime
and cream with argan oil e si chiama Peach Passion. Peach, quindi pesca. Passione pesca. Appunto, sono 30 ml di prodotto ed è c'è scritto crema de manos al melocotón, che penso che sia appunto la pesca. Eccola qui, anche questa non vedo l'ora di utilizzarla e appunto anche questa vi farò sapere. Questa qui, anzi, ho intenzione di utilizzarla praticamente subito perché ho finito la mia crema, quella della Alma Briosa, e quindi utilizzerò questa come crema mani nel mio prossimo utilizzo. Poi mi ha portato questa maschera per i capelli, anche questa è portoghese, della marca Schwarzkopf. Schwarzkopf, ce l'ho fatta, non lo so. Comunque, una maschera praticamente della testa nera che si chiama Gliss Hair Repair, Reparation Total Mascarilla Mini. Quindi è una maschera riparatrice con un complesso di 19 ingredienti per capelli secchi. Tutti sanno che io ho i capelli grassi, ma comunque questa qui la utilizzerò ugualmente, perché io le cose che ho, che mi regalano, che mi compro, le utilizzo ugualmente. Poi se non mi piacciono non le compro più, però comunque tendo a utilizzare tutto. Questa mascarilla per i capelli contiene cheratina niacinamide. E contiene insomma diversi estratti: Panax, ginseng, arginina, soia idrolizzata, proteine della seta, insomma contiene diverse cose e la proverò. Questa qui potrei provarla dopo che mi faccio l'ennè, quindi dopo che tengo l'ennè, non so più parlare, l'ennè in posa per un'oretta, i capelli di solito diventano un pochino più stopposi. Dopo che ho fatto lo shampoo per aver risciacquato l'ennè, mi faccio questa maschera alla cheratina. Si è capito qualcosa? Io non credo. Comunque fatemelo sapere. Sapete che io sono insicura? Ormai lo sappiamo tutti. E boh. Quindi questa qui è una mascherilla per i capelli portoghese della Schwarzkopf. Come lo pronuncio bene? Lo so. E poi, siccome sono un po' cretina, sono già andata ad aprirlo questo saponcino. Era bello da farvi vedere la confezione, ma purtroppo l'ho aperto. E ho pensato poi dopo di fare il video. Mi hanno portato questo sapone qui, questo è un sapone solido al fieno. Si chiama Feno de Portugal. È una saponetta da 90 grammi, che io ovviamente ho già aperto perché la volevo mettere nel lavandino, poi dopo mi sono accorta che potevo comunque fare il video. La saponetta è verde. Vedete? Ed ha un profumo estremamente buono, balsamico, verde, che sa proprio di fieno. Tra l'altro, è una cosa che io vi dico sempre, chissà se qualcuno prima o poi mi aiuterà. Mia mamma tanti anni fa mi aveva regalato un bagnoschiuma buonissimo, no, bellissimo, buonissimo, che si chiamava Fen Bagni di Fieno. Devo ricomprarmelo perché era buonissimo, un odore verde fantastico. Adatto a tutti quelli che amano, per esempio, il bagnoschiuma, il caffè verde di Bottega Verde, quei bagni di fieno lì sono il top, vi potrebbero piacere. Eccolo qui, quindi Feno de Portugal. Ottimo. Anche questo lo metterò nel lavandino prossimamente, cioè subito. Poi che cosa mi hanno portato ovviamente? Che cosa vuoi portare a una fanatica dei souvenir come me? Ovviamente i bagnoschiuma che si trovano nelle stanze d'albergo. Ta-da! Top, io amo, amo. Eccoli qui, questi si chiamano acqua, agua, agua o acqua? Non lo so. Eccoli qua, questi sono i soliti bagnoschiuma che poi io e Simone utilizziamo da mettere lì vicino al bidet per farci poi il pediluvio. Quindi questi sono 50 ml, no, sono 30 ml e sono shampoo doccia. Eccoli qui, agua. Bene, e oltre a questi, che cosa vuoi portare? Che cosa vuoi prendere nella stanza d'albergo? La saponetta. Agua, sempre lei. Bene, tutto direttamente dal Portogallo. Voi non lo vedete, ma c'è Made in Portugal. Ebbene, basta. Questi sono i piccoli souvenir che mi hanno regalato mio papà e sua moglie di ritorno da Algarve, quindi di ritorno dal sud del Portogallo. E io adesso vi saluto. No, in realtà vi volevo far vedere anche questo saponcino qui, che non c'entra niente col Portogallo, questo qui. Del marchio L'Artigiana del Naturale, e questo è un sapone con olio essenziale di lavanda,
Eccolo qui. Questo qui l'ho trovato all'interno del giornale Natural Style. Ho pagato il giornale 2 euro e come supplemento c'era questo sapone qui. C'era di diverse fragranze, quindi c'era quello alla calendula, quello mi pare al latte d'asina, eccetera. Io ho scelto questo qui perché ho visto che al suo interno ha anche qualche fiore di lavanda e quindi ho deciso di prendermelo. Vedete? E niente, quindi anche questo volevo mostrarvelo e niente. Quindi adesso sono proprio ben fornita di saponi solidi, ne sono contenta perché comunque quelli che avevo, che vi ho fatto vedere tempo fa, li ho praticamente quasi terminati tutti, me ne manca solo più uno, solo una saponetta Dove piccola. E niente, quindi adesso ho la mia scorta. Vi saluto, vi mando un abbraccio, un bacio, vi aspetto nei commenti, fatemi sapere se conoscete questi prodotti, se sapete soprattutto la pronuncia di questi prodotti. E fatemi sapere se vi ho incuriosito e se ho comunque assolto al mio compito di tenervi compagnia. Mio compito che mi fa piacere fare, ovviamente. A presto, un abbraccio, ciao!